Io faccio prevenzione, il motivo dominante del flash mob di Scena Barletta nel piazzale antistante il castello, luogo simbolo della storia culturale e dell'impegno sociale della città, illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre in occasione della campagna Nastro Rosa della LILT, un efficace impegno di prevenzione oncologica del tumore al seno. La 24esima edizione internazionale dell'evento a Barletta ha registrato la partecipazione di 9 scuole di danza, più di 200 attività commerciali, aziende e privati. Tutti hanno collaborato insieme per sensibilizzare e promuovere la prevenzione oncologica, ha affermato Michele Ciniero, presidente della sezione LILT BAT, ideatore dell'iniziativa. Flash mob, tanti eventi a Barletta, Dulcis in Fundo, location Castello, è una bella realtà quella che si condivide con le scuole di danza. Sì, per l'ennesima volta siamo qui con 9 scuole di danza per realizzare questo grande evento, questa 3 giorni, a partire dal venerdì con 9 flash mob distribuiti nell'intero territorio della città di Barletta, ma con questo finale che è chiaramente questo grande flash mob di quasi 300 ragazze che chiaramente ballano veramente, ma soprattutto perché sono sensibili, sono state sensibilizzate alla prevenzione dei tumori al seno. L'impegno della LILT nel territorio della BAT? Assolutamente sì, perché chiaramente noi stiamo sensibilizzando tutto il territorio dei 10 comuni, ma addirittura partendo anche da quelle che sono anche le lezioni di autopalpazione nelle scuole superiori, quindi alle ragazze delle scuole superiori, i nostri medici, i nostri volontari della loro età vanno appunto a consigliare e a dare informazioni su come effettuare l'autopalpazione. Negli ultimi 7 anni in Italia l'aumento dell'incidenza del tumore al seno ha superato il 15%, la guaribilità si attesta intorno all'85%, ma cresce l'incremento della malattia tra i 25 e i 50 anni, di cui l'importanza della prevenzione. La manifestazione di Barletta, patrocinata dall'amministrazione comunale, dalla provincia BAT e dalla ASL BT, si è rivelata vincente, ha evidenziato Francesco Piscardi, portavoce del comitato Le strade dello shopping. E anche quest'anno il nostro comitato non si è voluto appunto assentare a questo evento importante. Tra l'altro il nostro comitato Strade dello Shopping nasce con questo oggetto, quello di creare eventi socio-culturali sul territorio, quindi riteniamo che mettere a disposizione le attività commerciali facenti parte appunto del comitato per essere utilizzati come cassa di risonanza a questo evento dal nome Io Faccio Prevenzione sia una cosa meravigliosa e proprio a fondo sociale ovviamente.